quando ti ritrovi davanti ad una serie di film ispirata fedelmente ai rispettivi libri bestseller mondiali, allora pensi, da comune mortale quale sei, che il gioco è bello fatto, basta seguire il libro e il film viene da sé. E invece, questa volta non vorrei essere nei panni né del regista né tantomeno soprattutto dello sceneggiatore David Koepp alle prese con questa opera da portare sullo schermo, l'opera che ha alla base addirittura niente po' di meno che l'inferno dantesco. Ma andiamo per gradi, facciamo l'appello. Chi ha letto il primo? Il Codice da Vinci. E il secondo? Angeli e Demoni. Arriva il terzo, appunto, Inferno, e siccome gergo calcistico vuole che squadra che vince non si tocca, eccola qui la squadra ancora una volta presente. Alla regia Ron Howard, protagonista principale sempre lui, Tom Hanks, e i libri chiaramente di Dan Brown. Questa volta abbiamo insieme al protagonista principale, abbiamo lei, Felicity Jones, che abbiamo conosciuto nella Teoria del Tutto, e poi altri due fantastici caratteristi. Il francesone, quell'omone di 1,90 m che risponde al nome di Omar Sy, che abbiamo amato in Quasi Amici, e poi il caratterista indiano Irfan Khan, che abbiamo amato nella Vita di Pi. Come sfondo, bellissimo scenario, davvero capolavoro assoluto, Firenze e anche Venezia, omaggio all'Italia come centro artistico del mondo. E poi, ovviamente, la storia che segue passo passo il procedere del libro. Cine Vittorio Locri, Sala Blu, da giovedì 13 ottobre, orari 18, 20 e 22, prepariamoci a Inferno. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e di più non dimandare. Se non la dicevo, non ero io. Appuntamento al Cine Vittorio Locri come ogni settimana, appuntamento sulla pagina Facebook di Carletto e sul canale YouTube Carletto Romeo. Vi aspetto, viva il cinema!